Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale. Prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi, visto che la partita è ormai alle porte, domani si gioca Salisburgo-Inter, partita che vincendo vedrebbe l'Inter qualificata matematicamente agli ottavi di Champions League con 2 giornate d'anticipo. Fra poco entriamo nel discorso Inter e nel discorso formazione perché Inzaghi ha in mente una mezza rivoluzione per quanto riguarda la squadra. Mi alzo un pochino, scusate, mi stavo infossando. Volevo dirvi prima di iniziare il video che se avete qualsiasi, visto che i video che faccio li dedico ovviamente a voi e spero vi piacciono e ci tengo che questi video possano piacervi sempre di più, se voi avete dei consigli, se voi avete delle cose che vi piacerebbe vedere, sia a livello di argomenti, sia a livello di esposizione, sia a livello grafico, scenografico per quello che in questo momento si può fare, però stiamo lavorando per migliorare, quindi qualsiasi suggerimento voi abbiate da dare, scrivetemelo nei commenti perché io leggo e magari dalle vostre idee mi possono arrivare degli spunti perché importanti magari per il futuro, perché io ovviamente vedo la cosa dal mio punto di vista, quindi sono da questa parte del cellulare, registro, parlo dell'Inter e vi do i miei pareri, le mie opinioni, però mi piacerebbe sapere il vostro punto di vista su quello che vedete, quindi cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa pensate possa essere migliorato, tutti i consigli che io prendo molto sul serio e che studio per la fattibilità ovviamente di questo momento, per provare a migliorare i video e farveli piacere sempre di più. Quindi mi raccomando, ogni consiglio scrivetemelo, ogni consiglio, ogni parere, ogni opinione, avete voglia di farmela sapere, scrivetemela, io le leggo e cerco di prenderle per plasmare anche i video del futuro e quello che si può andare a intervenire per migliorarli, ecco. Chiusa la parentesi, comunque importante, andiamo ad analizzare la partita. Domani c'è Salisburgo-Inter, partita che, come detto, può qualificare l'Inter agli ottavi di Champions con 2 giornate d'anticipo, prima delle partite contro la Real Sociedad e il Benfica, quindi 2 partite tra l'altro molto difficili, si va a giocare in Portogallo, poi si gioca a San Siro contro la Real Sociedad. Ecco, il punto è, e questo lo ribadisco sempre alla noia, che se questa partita qua è molto importante anche in vista campionato, cioè non sono due cose separate, perché Inzaghi deve gestire la rosa e fra poco lo vedremo, entreremo nell'argomento, che è sempre quella sia per la Champions sia per il campionato, quindi sono due rette parallele, vanno gestite insieme, quindi la formazione da una parte, per il campionato, la formazione per la Champions, poi le energie comunque ovviamente si tolgono da entrambi i lati, no? Quindi è molto importante togliersi un peso dalla testa e anche un po' dal fisico. L'abbiamo detto anche l'altro giorno, molti di voi, io vi leggo, mi avete scritto, molti di voi mi hanno scritto sì, però poi se si vince, se ci si qualifica, poi bisogna puntare al primo posto, non è che si può abbandonare i remi in barca. No, assolutamente sì, avete ragione. Non sto dicendo che se vinci con il Salisburgo e passi agli ottavi di finale con 2 giornate di anticipo, te ne devi fregare delle altre 2 partite. Assolutamente no, le altre 2 partite sono importanti sia a livello economico, sia a livello di prestigio e soprattutto a livello di classifica, perché arrivando primi nel girone ha una percentuale maggiore di poter avere un ottavo di finale più abbordabile. Poi in realtà, perché incontri le seconde degli altri gironi, poi in realtà non è sempre così, non è detto che sia così, perché bisogna capire gli altri gironi come finiscono, chi arriva prima, chi arriva seconda. L'anno scorso il Benfica vince il suo girone davanti al Paris Saint-Germain. L'anno scorso l'Inter passa il girone come seconda dietro al Bayern Monaco e davanti al Barcellona, negli ottavi incontra il Porto. Poi passa il Benfica, poi il Milan e poi il Manchester City. Quindi alla fine primo e secondo sì, conta, ma conta fino a un certo punto. Quindi quello che dico io è vincere contro il Salisburgo, passare il turno, togliersi un grandissimo peso dalle spalle, sapere che il primo obiettivo stagionale, quello dell'ingresso nelle migliori 16 d'Europa è avvenuto, dopodiché si va con il Benfica, con la Real Sociedad in più, con più leggerezza, non con
menefreghismo, perché l'Inter non è quel tipo di squadra, l'Inter è una squadra che vuole vincere sempre, però anche la gestione delle forze di Inzaghi diventa più facile anche per la gestione dell'ansia dalla prestazione. Cadere col Benfica, con la Real Sociedad, in quel caso sarebbe un cadere in piedi, ok? Quindi è scontato che poi l'Inter deve provare a vincere il girone, ma l'importante è passare il turno e concentrarsi su quello che sarà il campionato, perché, come dicevo, sono due cose parallele. Se l'Inter passa già agli ottavi contro il Salisburgo, e poi ha il Frosinone, ok, in campionato, la pausa, e poi ha Juventus, Napoli in trasferta, l'Udinese in casa e la Lazio in trasferta. Quindi sapere di poter gestire le forze con chi sta meglio per il campionato, perché in Champions si è già passati, sarebbe una grandissima cosa. E qui entriamo nel discorso che riguarda la mezza rivoluzione di Inzaghi. Allora, la mezza rivoluzione di Inzaghi, che riguarda ovviamente la formazione in vista Salisburgo, è importante, perché innanzitutto, lo sappiamo, si è fatto male contro sabato, si è fatto male contro l'Atalanta Pavard, e quindi non ci sarà per un mese. Pavard non ci sarà, c'è di buono, un mese, qualcosa di più forse, però diciamo che siamo lì, c'è di buono che di questo mese 2 settimane se ne vanno con la pausa per le nazionali, quindi tutta questa settimana, tutta la prossima se ne va. Poi è chiaro che Pavard perderà partite importantissime, perché sperando che la Champions sia già archiviata, quindi domani, ripeto, importantissima, salta la Juve a Torino, salta il Napoli a Napoli, salta in casa l'Udinese e salta a Roma la Lazio, quindi stiamo parlando di partite veramente importanti contro squadre molto forti, tutte in trasferta. Cosa succede nella formazione di domani? Allora, anche Dumfries oggi non ha fatto il torello, non è stato un po' coi compagni perché era molto affaticato. Dumfries è uno di quei giocatori che da inizio anno sta tenendo un ritmo altissimo, gioca sempre perché Cuadrado non è ancora tornato e praticamente non c'è mai stato. Nei video scorsi abbiamo anche fatto un po' le statistiche, 4 partite di Cuadrado in tutto l'anno, con il totale di minuti giocati che sono una partita insieme, 97 minuti, quindi stiamo parlando del fatto che Cuadrado non c'è praticamente mai stato. Non essendoci mai stato, Dumfries ha sempre giocato, quasi sempre dall'inizio alla fine. Ogni tanto gli ha dato il cambio Darmian, però Darmian deve fare anche il braccetto di destra, e quindi dove tiri da una parte rimane scoperto. Dumfries è affaticato, e quindi quello è il primo, tra virgolette, problema, nel senso che vanno gestite le forze. C'è il Frosinone domenica ed è una partita importante per l'Inter, perché sulla carta non esiste niente, bisogna andare in campo e vincere. Abbiamo visto che in casa abbiamo perso, gli unici punti che abbiamo perso li abbiamo persi in casa con il Bologna e con il Sassuolo, una sconfitta e un pareggio, quindi non c'è niente di scontato in questo campionato, soprattutto in casa nostra, visto che in trasferta siamo andati fino adesso molto bene. E quindi Dumfries, c'è Lautaro e Thuram che giocano sempre comunque, quindi anche loro sono un po' stanchi e faticati, vanno risparmiati. Poi Lautaro partirà per la nazionale, anche Thuram, Lautaro deve andare con l'Argentina, e quindi anche lì c'è il discorso centrocampo, dove Mkhitaryan e Barella stanno comunque giocando tanto e sono un po' affaticati, quindi si scalda Frattesi. A sinistra Di Marco, anche lui stesso discorso, ha giocato tantissimo, e quindi c'è Carlos Augusto pronto. In difesa bisogna capire cosa fare senza Pavard. Finalmente si potrebbe vedere Bissek, di questo si parla, di alzare, visto che Dumfries si è affaticato e potrebbe partire dalla panchina, dovrebbe partire intanto con la squadra e andare a giocare in Austria, cioè andare in trasferta in Austria partendo dalla panchina. L'idea di Inzaghi sarebbe quella di mettere Darmian alto a destra e far giocare nella difesa 3 Bissek da titolare. Ci può stare, lo vede Inzaghi tutti i giorni in allenamento, saprà Inzaghi se Bissek è pronto oppure no per giocare al primo minuto in una partita così importante. C'è da dire che anche a centrocampo Frattesi ormai è abbastanza rodato, Aslani le volte che è entrato ha fatto vedere di essere un giocatore pronto, non come magari l'anno scorso dove era il terzo come scelta di play, visto che aveva davanti Çalhanoğlu e Brozovic e non giocava mai. Stavolta è anche responsabilizzato dal fatto che il vice Çalhanoğlu, quindi quando è entrato ha fatto bene, anche con l'Atalanta è entrato e ha fatto molto bene, cioè, diciamo che
Aslani sta prendendo piede, ecco, sta facendo vedere di essere pronto per fare il vice Ciala, e quindi quando entra lui al posto di Ciala, che magari è stanco, ha un'ammonizione, ha giocato 3 partite di fila sempre, Aslani entra e non fa rimpiangere Ciala. Ecco, quindi il punto è quello. Quindi diamo un po' un occhio a quella che potrebbe essere la formazione. Ovviamente Sommer in porta, la difesa, quindi a questo punto potremmo vedere Bissek come braccetto di destra, in mezzo uno tra Acerbi e De Vrij. Stanno bene tutte e due, stanno bene tutte e due, entrambi stanno facendo bene, sono in forma. Acerbi e De Vrij, secondo me, dipende molto dalle caratteristiche dell'avversario, lì deciderà. Inzaghi, ma mi sembra che stiano entrambi molto bene, quindi uno tra Acerbi e De Vrij. A sinistra dovrebbe tornare Bastoni dopo la partita non giocata con l'Atalanta. Bastoni sta facendo un po' di panchina in queste ultime partite, non sta giocando da titolare fisso, non deve essere al 100% perché non subentra neanche. Vediamo se tornerà a titolare contro il Salisburgo domani. A destra abbiamo detto Darmian, a sinistra abbiamo detto Carlos Augusto, quindi cambiano le fasce, non Dumfries Di Marco, ma Darmian Carlos Augusto. In mezzo Calhanoglu come play, Frattesi e credo Barella, anche perché Mkhitaryan comunque ha un'età, anche se non sembra, visto che è sempre uno dei migliori, però a 34 anni ha bisogno anche di rifiatare. Frattesi, Barella dovrebbero essere gli altri due mediani, ai fianchi di Calhanoglu. Davanti Thuram e Sanchez, quindi potrebbe esserci un po' di riposo per Lautaro, che dovrebbe entrare a partita in corso, con Lautaro poi titolare domenica contro il Frosinone, perché è una partita importantissima, quella prima della sosta in casa col Frosinone, da non sbagliare assolutamente, perché poi c'è Juventus-Inter quando si torna e bisogna rimanere davanti alla Juventus prima della sfida di Torino per mettere pressione alla Juve e quindi non andare da inseguitrici. E quindi davanti Sanchez e Thuram. C'è anche un'altra buona notizia: il ritorno tra i convocati di Marco Arnautovic. Quindi le punte tornano a essere 4, quindi la rotazione può diventare maggiore. È una buonissima notizia. Tra l'altro, siamo felici per il ritorno, interisti, per il ritorno di Marco Arnautovic. Ce lo siamo goduti molto poco, così come Cuadrado all'inizio dell'anno. Ha giocato poco, ha giocato solo 6 partite per un totale di 200 minuti abbondanti, però poca roba. Poi lo stiramento adesso torna e può essere importante per le rotazioni, perché in questo momento hai Sanchez, Lautaro, Thuram e Arnautovic, tutti e quattro. Partirà Sanchez al posto di uno tra Thuram e Lautaro, ma credo al posto di Lautaro, Sanchez, Thuram, e poi probabilmente ci saranno dei cambi. Questa potrebbe essere la rivoluzione, la mini rivoluzione quasi obbligata anche da parte di Inzaghi. Poi ne avremo maggiori dettagli tra stasera e domani mattina. Quindi partita importante, mi raccomando, e io invece vi guardo, cioè vi guardo, ci sono se mi volete guardare. Domani a diretta stadio su 7 Gold per la partita alla telecronaca. Mi raccomando, se volete seguitemi, io ci sono per voi. Intanto vi saluto, vi ringrazio. Questa è la campanella per le notifiche dei video. Pollice in su se vi è piaciuto il video. Poi mi raccomando, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi e ricordatevi di scrivere tutti i consigli che avete, le opinioni che avete sui video che state vedendo in questo momento, perché io li leggo e ho voglia veramente di darvi un prodotto che vi piaccia. Avremo mezzi migliori fra qualche tempo. Voi, se avete dei consigli, scrivete opinioni, scrivete che io leggo tutto e li conservo come oro, perché mi servono per migliorare, cioè io li faccio per voi, quindi le vostre opinioni sono assolutamente importantissime per me. Sempre forza Inter, ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.